qua, me le ricordo. Attenzione, hanno già cominciato però. Allora, diciamo le vedi blu sono sempre logicamente più avvantaggiate sulle incendiarie. Se chiami i giocatori lì nella bagarre, io sto seguendo i quid nel frattempo. Io sono su Insane che ha raccolto l'incendiaria. Sì, Così. hanno esatto. Ha raccolto l'incendiaria, gli altri hanno raccolto Digger e Brickshot. Vediamo un po' come si posizionano. Intanto alzo anche l'audio del gioco perché non si sentiva nulla. Sembrava un po' Perfetto, strano. perfetto, perfetto. Allora, vediamo un pochettino. Giustamente incominciano un po' a tenersi un po' indietro entrambi i team. Vediamo un po'. Partita sembra che iniziare tattica e credo che incominci ad essere un po' lunga, caro Simone. Questo l'avevo previsto, per questo streameremo solo un match oggi, altrimenti finiamo alle 4 del mattino. E infatti, come sto inquadrando adesso sulla mappa, abbiamo tutta la squadra blu tra macelleria e libreria e tutta la squadra rossa dentro acciaieria. Quindi si stanno studiando. Sì, esatto. Si stanno studiando, vediamo un pochettino come abbiamo Pochileo col cecchino, cerca di inquadrare dall'altro lato. Gli altri nel frattempo comunque hanno preso altre armi perché ricordiamo che si rigenera l'arma, non è come i vecchi Gears che doveva aspettare che finisse i colpi dell'arma, invece in questo caso si rigenera anche quando un altro membro della tua squadra, usando quell'arma o qualsiasi altro, qualche altro personaggio, ha l'arma e non la sprutta tutta, quindi se non la sprutta tutta l'arma nasce lo stesso. Vediamo, Pokileo in fase di stallo, anche dall'altro lato, Goodlike ha preso il cecchino, Fadalzar ha preso il Brickshot, vede Pokileo cerca di shottarlo. Pochileo dove sta praticamente il Sì, sta dietro un corridoio furgo anch'io. dell'incendiario al lato. Ecco, ucciso. Fatalzar, cosa ha fatto? Su Pochileo, bravissimo l'aiuto del compagno di squadra con il Digger, in questo caso. Vediamo, andiamo al lato Quid, come sono? Sono sempre allo stesso posto, insieme allo stesso posto. Viral rischia nel frattempo con Shura che ha il cecchino. Hanno tre cecchini intanto, i Quid. Quindi nettamente avvantaggiati negli scontri da lontano. Però hanno un uomo in meno. Non abbiamo detto che alla fine questo match non decide praticamente nulla se non le teste di serie del campionato italiano personal gamer, nel senso che poi Sì, conterà chi è esatto. arrivato primo e chi è arrivato secondo quando verranno fatti gli accoppiamenti per i bracket. Rossanfe col cecchino, si sta giocando dalla distanza questa partita, adesso Viral attacca Insane insieme a Fadalzar che praticamente lo spompa, hanno di fronte praticamente Shura tutti e due, insieme a Ross e Viral, vediamo che succede, Anfe, Shura per terra, arriva Fatal e fa l'esecuzione, bella questa esecuzione, no? Dì la Sì, verità. molto bella. Cioè, non per lui, però bella come animazione. Allora, quindi 1-0, vediamo adesso cosa succederà visto che si è immertellato. Fatalzars che, insomma, ha snamberato, come dico io. Sì. Nel frattempo vediamo. Stanno facendo Shura con la pistoletta. Occhio, incendiare dietro di lui. Salgono sopra al cecchino i Quid. Shura in difficoltà, full red, riesce a scamparla, va sopra. Abbiamo Pochileo, fase centrale, parte centrale sopra il tetto, conquista il tetto. Sono 4 contro 3, eh. E quindi in vantaggio, sì, in vantaggio a livello di persone, a livello di players, 4 contro 3. Adesso Sharpe Pochileo si fucina Pochi. Vediamo cosa succede, vediamo chi è che trova il jolly. stata Anche se sono stati più lanciata. propositivi qui in questo caso, È stato che lanciato giustamente si sono portati in il localizzatore. vantaggio dell'uomo, e ora cercano comunque di stringerli, attaccarli e portarsi a casa il turno.
Sennò c'è sempre la possibilità dello stallo. Sì, c'è sempre la possibilità dello stallo, però lo stallo, insomma, non conviene in questo caso ai quid. Ai ross sì, ai quid non conviene, perché poi i ross hanno vantaggio, diciamo, dell'host, quindi conviene stallarle. Invece i quid no, comunque devono attaccare. Devono attaccare, intanto si sta inconcentrando adesso l'azione solo sotto le granate, perché stanno per nascere, infatti tutti i quid sono tra sopra e sotto, fa dall'azione di disturbo, vediamo cosa succede. Infatti abbiamo Insane che cerca con il digger, sta Insane, sta aspettando la mossa dell'avversario, vedi sono nate le granate e Insegno, ci provo, Fatalzar, bravissimo Fatalzar, Shura è stato bravo, molto bravo a portarlo via, intanto c'è Viral che ha coperto bene, poi il suo compagno è riuscito a portare sul 2-2 la situazione, occhio, Goodrike contro Anfe, bravo, bravo Goodrike, 2 contro 1, Viral si fa un po' male con le incendiarie, 1-1, 1-1, 1-1. c'è stato un po' Un di casino qui finale. sotto con l'incendiario, non si capiva bene, però 1-1, quindi inizia bene in equilibrio questa partita. Allora vediamo, ricordiamo con il lato vantaggiato, va bene, vediamo se seguiamo come si posizionano adesso le squadre, cosa succede se c'è qualche cosa, i Quid fanno il giro da dietro, occhio con pochi Leo e Quid Insane da dietro, Anfe fa un po' di strage tra i suoi e i loro. Vediamo, Goodrike e Shura che praticamente sono dove sta il digger, stanno in questo momento al macellaio sotto. Vediamo cosa succede. I Ross sono in posizione al brickshot. Vediamo se i Quid prendono la doppia arma, non è ancora spawnata. Lancio una Neanche granata. dall'altro lato. Vediamo un pochettino cosa succederà adesso. Stallo. Giustamente. Tanto io sono un attimo distratto perché stiamo cercando di risolvere un ritornino che abbiamo in cuffia a regia della tua voce. Probabilmente sei. Ritorno della mia voce? Sì, non so cosa sia, ma. Ok. Allora, io nel frattempo continuo. Sì. Allora, intanto i Ross hanno conquistato la parte sopra del tetto. E qui danno la doppia arma. Shura ha preso il cecchino, Goodrike il cecchino. Fase di stallo, vediamo cosa succede. La vedo lunga qui, eh. Ricordiamo, 1-1. Vediamo Shura che va a coprire col cecchino le incendiarie perché Fatal si è portato lì, giustamente le incendiarie sono nate, vediamo un pochettino. Non sono ancora nate, sono nate adesso, vediamo cosa fa Fatalzar perché sa di essere mirato, invece le va a prendere, occhio, non sfrutta l'occasione Shura perché sta pensando a Ravenloft che è stato bravo ad andarla a coprire, Goodrike a copertura di Shura. Occhio. Vediamo cosa succede. Scontro tra cecchini in questo momento. Tu che stai seguendo? Sì, scontro tra cecchini, Ma tra chi stai Bibliotheca e seguendo? scontro di cecchini. Godlike o Ravenloft? Non ho capito. Chi stai seguendo? Godlike o Ravenloft? In questo momento sono su Godlike. Ok, allora seguo il tuo suggerimento. No, più che altro perché praticamente sta in una posizione dove vede entrambi. Intanto Ravenloft spara sotto che c'è Shura.